Buongiorno a tutte, a tutti. In questa demo vedremo com'è che si può usare l'app Metaverse per geolocalizzare un video inserito su YouTube. La prima cosa da fare è di andare a questo indirizzo, aprendo il proprio PC e inserendo questo indirizzo nel browser del proprio PC. In questo modo saremo nella parte dove potremo creare delle esperienze su Metaverse che potremo decidere di geolocalizzarle oppure non geolocalizzarle a seconda dei casi. Quindi la prima cosa che dovremo fare è registrare il proprio indirizzo email, un proprio username e una password per poi poterlo utilizzare per fare il login all'interno di Metaverse. Una volta che avremo fatto il login su Metaverse, saremo dentro a una schermata in cui potremo creare una nostra esperienza. Qual è il motivo di creare una nostra esperienza? Per poter capire questo, adesso vediamo quello che si può fare con l'app Metaverse, che adesso andiamo a cercare, che voi vi dovete installare sul vostro telefono, è un'app gratuita. E una volta fatta partire questa app, si può cercare un canale che noi avremo creato appositamente e una volta che si sarà messo il nome di questo canale, verranno fuori tutte le esperienze, come vedete in questo momento ce ne sono due, quello che state vedendo è il mio smartphone. Una di queste due esperienze è geolocalizzata mentre l'altra non lo è. E questo si riconosce da questa sorta di freccettina, come se fosse una bussola, che indica che questa esperienza è stata geolocalizzata. Per vedere le esperienze geolocalizzate bisogna però essere esattamente nel luogo, in cui è stata geolocalizzata quell'esperienza, ovvero si potrà vedere il risultato di questa esperienza solo se si è a quella latitudine e longitudine, che si è presentata nel momento in cui si è creata un'esperienza su Metaverse. Per cui adesso ne vediamo un'altra che non è geolocalizzata, questa. Se è attiva, lo si capisce dal fatto che questa freccettina è al centro attiva blu. E se la clicchiamo, vediamo il risultato dell'esperienza che è stata creata, cioè un'immagine con una scritta e un pulsante che se cliccato rimanda a un video che è su YouTube. E se si rifà clic, termina l'esperienza e quindi si può uscire e tornare a quel gruppo, a quel canale del TAR Firenze Tommaso Tozzi che era stato creato, oppure a tutto quello che c'è nel canale del TAR Firenze. Ma vediamo com'è che si fa a creare questa
esperienza. Torniamo quindi all'interno di Metaverse dove si era entrati prima e vediamo che una volta che si è fatto il login dentro Metaverse, la prima cosa in cui ci ritroviamo è uno spazio in cui si vede tutte le esperienze che abbiamo creato e qua ce ne sono tutta una serie che ho creato io e le posso vedere qua dal menu My Experience. Non stiamo a vedere per adesso tutte queste altre cose perché vogliamo subito capire com'è che si può fare a creare una nuova esperienza e per farlo si fa clic sul pulsante Crea Experience. Ci ritroviamo in uno spazio di lavoro in cui lo spazio è organizzato in modo da far vedere che da un punto di partenza si crea un percorso che sarà quello che farà l'utente facendo le sue azioni e l'utente partirà da una situazione che viene definita scena 1 e in questa scena 1 in questo momento è rappresentata da una sagoma analoga a quello che sarà lo smartphone dell'utente, in cui è già predisposto una serie di spazi, sono predisposti, in cui si può inserire un testo, oppure un'immagine, oppure un pulsante, oppure ancora qui un suono o un frame, ma non utilizzeremo queste due possibilità. Noi utilizzeremo solo queste tre possibilità e poi vedremo come attraverso il pulsante potremo collegarsi a una seconda scena che creeremo. Quindi andiamo a scrivere qui qualche cosa. E quello che stiamo scrivendo viene trascritto in diretta in questa sorta di fumetto. Lo stile del background con cui vengono viste queste informazioni può essere di vario tipo, può essere o background o augmented reality. Noi in questo momento siamo nello stile augmented reality, per cui vedremo il contenuto di questo fumetto sovrapposto allo sfondo di ciò che l'utente vede con la sua telecamera e all'interno di questo spazio verrà visto ciò che adesso caricheremo come immagine, sempre in trasparenza oppure non in trasparenza, lo decideremo noi caricando l'immagine su quello che sta vedendo la telecamera dello smartphone dell'utente. Qua invece noi creeremo un pulsante, ma facciamo un passo per volta. La prima cosa è di caricare qui un'immagine da far vedere. Si fa clic in quest'area e questo porta in una situazione in cui possiamo usare tutta una serie di caratteri, character, immagini che sono state fornite da Metaverse stessa e che si possono usare tranquillamente o di 2D o immagini 3D o animazioni 3D o altre cose ancora. Se però vogliamo usare una nostra immagine, si può farlo utilizzando questo pulsante Add a Character. Facendo clic su questo pulsante si apre una finestra in cui possiamo dare un nome alla nostra immagine e poi fare clic sul pulsante Upload per caricare nel server di Metaverse l'immagine che in questo momento è sul nostro PC. Per cui si fa clic su questo pulsante Upload Image, si apre a sua volta un'altra finestra in cui noi possiamo andare a cercare sul nostro PC l'immagine che vogliamo usare. Io
in questo caso ho preparato due immagini differenti che potrei usare, una è una JPEG e una è una PNG. La seconda ha la caratteristica di essere stata realizzata avendo una trasparenza, quindi è un file PNG che in questa parte che noi qua vediamo nera è trasparente. E questo io lo posso utilizzare proprio per avere dietro in trasparenza l'immagine di ciò che riprende lo smartphone dell'utente. Mentre se usassi questo JPEG con lo sfondo bianco, l'utente vedrebbe questa immagine col suo quadrato bianco di sfondo, ma io utilizzerò il PNG trasparente. Il file PNG viene caricato in quest'area e quindi lo possiamo salvare in questa libreria di caratteri in questo modo, facendo clic su Save. A questo punto si può vedere come l'immagine su trasparente è stata inserita in quest'area qua. Ora si può selezionare il pulsante per far diventare questo pulsante un elemento attivo. Una volta che ci si fa clic sopra, si nota che qua sulla destra è cambiato il menu di riferimento in quanto mostra le proprietà del pulsante, mentre prima mostrava le proprietà della scena, adesso mostra le proprietà del pulsante. E il pulsante viene definito in questo caso come un pulsante che ha una scritta testuale, ma se no si potrebbe mettere anche un'immagine, ma noi utilizzeremo un pulsante tipo testuale e scriveremo qui la risposta. Comunque la scritta che noi vogliamo legga l'utente per capire che quello è un pulsante attivo cliccabile. Oltre alla scritta, naturalmente bisogna istruire la piattaforma con quella che è l'azione che noi vogliamo che il pulsante esegua. E questa è definita in questa parte bassa qua sulla destra. Noi vogliamo che il clic sul pulsante porti a un'altra scena, si è detto prima, e bisogna definire qual è la scena in questo menu a tendina qua. Qua noi potremmo far fare in realtà al pulsante altre azioni. Ma per adesso noi ci limitiamo a fargli fare una transizione, come già settato, a una nuova scena. Non essendoci altre scene, l'unica opzione che abbiamo è di crearne una nuova. E quindi scegliamo New Sign, facendo clic su questo più, e qua vediamo che c'è una libreria molto ricca di scene possibili che ci viene proposta per l'uso da Metaverse. Quindi la programmazione di queste esperienze può essere molto complessa, ma noi ne faremo un uso molto semplice, ovvero ci limiteremo a usare un preset già pronto, che è quello della visione di un video su YouTube, che è quello che permette la visione di un video su YouTube, ovvero questo YouTube Sign. Facciamoci clic sopra e vediamo che si crea una seconda scena, lo si legge da qui, Sign 2, questa è la Sign 1, e qua vediamo che c'è un collegamento tra questo pulsante e questa seconda scena. Se si fa clic sulla scena 1, qua ci sono le proprietà della scena 1, ma se si fa clic sulla scena 2, appaiono le proprietà della scena 2. Quindi, nel momento in cui ci sono attive le proprietà della scena 2, noi qua possiamo mettere l'URL di un video che è presente su YouTube. E per farlo noi andiamo su YouTube e ci copiamo il link di uno di questi video presenti su YouTube e lo andiamo a incollare in questo campo. A questo punto, l'ultima cosa che dobbiamo fare è decidere dove
dopo che l'utente è stato in questa scena, quindi dopo che ha visto il video, facendo clic, se vi ricordate, sul pulsante Next che appare in alto a sinistra automaticamente sul telefono dell'utente, bisogna decidere che cosa succederà, ovvero che cosa succederà qui in questa prossima situazione. E questo lo decidiamo da qua e per noi ci limiteremo a far finire qui l'esperienza. Quindi anziché transition to sign, selezioneremo end experience. A questo punto la nostra esperienza è pronta e l'ultima cosa che dobbiamo fare è pubblicarla sul server di Metaverse. E quindi per questo faremo clic su Publish. Questo ci porta in un'ulteriore finestra dove dovremo dare un nome alla nostra esperienza e noi la chiameremo Goods Test Video. Potremmo mettere anche una descrizione, anzi facciamo così, mettiamolo questa come descrizione. Test per geolocalizzare un video presente su YouTube. A questo punto questa sezione general l'abbiamo terminata, l'abbiamo completata. L'altra cosa che dobbiamo fare è configurare le opzioni nella sezione advanced. Quindi facciamo clic sulla sezione advanced e qua in questo momento l'esperienza sarebbe pubblica, mentre noi vogliamo che sia parte di un gruppo, si è visto prima. Vogliamo che le persone scrivono il nome di un gruppo, di un canale, avevo detto io, ma lo potremmo meglio definire un gruppo, e quindi le persone vedranno questa esperienza come una delle tante all'interno di un gruppo di esperienze. Il nome del gruppo dovrà essere assegnato da questa terza sezione, Group, che prima non era presente e che appare nel momento in cui si fa clic sull'opzione parte di un gruppo. Quindi la prossima cosa che facciamo è andare a selezionare Group. Qui bisogna scegliere un gruppo. Se avete creato già degli altri gruppi, qua vi vengono proposti tutti i nomi dei gruppi che avete creato. Se non li avete creati, potete scegliere qui di creare un nuovo gruppo. E qua quello che noi creiamo è un gruppo che si chiama NetArt Firenze creiamo il gruppo. Dopodiché ci sono due opzioni che possiamo configurare. La prima è di permettere ripetute interazioni da parte dell'utente con questa esperienza e la lasciamo attiva così com'è. La seconda è quella che ci permetterebbe di geolocalizzare la nostra esperienza, ovvero di far sì che la nostra esperienza sia visionabile in un determinato luogo, ovvero a una determinata latitudine e longitudine. Per adesso non attiviamo questa possibilità e quindi rendiamo possibile la visione di questa esperienza da chiunque stia in qualsiasi parte del globo. E quindi ritorniamo un attimo a vedere quello che abbiamo configurato.
In general abbiamo messo il nome dell'esperienza e la sua descrizione. In advanced abbiamo messo che l'esperienza è parte di un gruppo e abbiamo definito il nome del gruppo in questa terza sezione dove lo abbiamo chiamato Nettat Firenze Test. Abbiamo permesso all'utente di collegarsi a questa esperienza in modo ripetuto. Ma tornando un attimo nell'esperienza advanced, vediamo che ci sarebbero anche altre cose possibili. Noi abbiamo permesso di clonare questa esperienza. Quindi chiunque può prendere e duplicare questa esperienza. Se invece uno non volesse, potrebbe selezionare questo, ovvero non permettere il cloning. Ma noi permettiamo il cloning anche perché tra poco, in questa demo, noi faremo un clone di questa esperienza. Potremmo anche decidere un colore di sfondo all'immagine che noi abbiamo creato, ma noi l'immagine l'abbiamo creata in modo trasparente, però l'icona che apparirà quando l'utente selezionerà il gruppo da noi creato avrà questo colore di sfondo che in questo momento noi abbiamo creato e quindi possiamo decidere di cambiare questo colore se vogliamo e anche assegnarlo in modo esadecimale. Così come possiamo decidere di non dare nessun gradiente allo sfondo di questa icona. Dopodiché alla fine abbiamo configurato tutto e siamo pronti per pubblicare questa esperienza. E quindi facciamo clic su Publish. Facendo clic su Publish si crea, l'esperienza viene pubblicata, vi ricordate l'esperienza si chiamava Woods, e la si può anche rivedere su Metaverse. Leggendo questo QR code che è stato creato, ma noi non lo utilizzeremo questa opzione. Quindi chiudiamo questa finestra, torniamo da questa freccia nel menu principale, dove vediamo che ci viene presentata quell'esperienza che abbiamo creato. E se andiamo a fare clic sulla categoria My Experience, vediamo che a tutte le esperienze che c'erano prima, ora se ne è aggiunta una nuova che si chiama Woods, che è il test per geolocalizzare un video presente su YouTube. Quello che faremo adesso è lanciare l'esperienza Metaverse. Lanciare, scusate, l'app Metaverse per vedere il funzionamento di quello che abbiamo appena creato. E quindi noi richiamiamo il telefonino, l'immagine del mio smartphone, eccola qui. E vedete che sono di già nella sezione dove c'è l'app Metaverse sul mio telefonino. La lancio e qui si apre, come vi ricordate, lo spazio per inserire un canale e noi scriveremo il nome del canale. Che abbiamo del gruppo, scusate, continuo a chiamarlo canale, ma si chiama gruppo, che noi abbiamo creato e viene fuori qua sotto la conferma che esiste e quindi ci si può fare clic. Se ci si fa clic, si entra dentro e si vede che al momento c'è una sola esperienza che non ha la freccettina, se vi ricordate, della geolocalizzazione, perché non l'abbiamo geolocalizzata. Ha quello sfondo di quel colorino di quel gradiente che si è scelto
e se ci si fa clic dentro ci porta in questa modalità in cui si può far partire l'esperienza. Facciamo clic per farla partire e vediamo che adesso appare quel fumetto che noi avevamo creato. Non noti mai una sinistra presenza tra le cose in cui vivi. C'è l'immaginetta PNG trasparente che avevamo posizionato al centro della scena 1. Questo che vedete è il portatile che io sto usando, e qua c'è il pulsante che abbiamo creato con la scritta "guarda il video", che se cliccato manderà al video su YouTube di cui abbiamo messo l'URL nella scena 2. Quindi facciamo clic su questo pulsante e infatti parte la visione di quel video che è su YouTube. Io posso finire la visione del video, o se no posso in qualsiasi momento fare clic su Next e questo farà uscire dalla scena 2. Se vi ricordate, la scena 2 aveva un'opzione End Experience e quindi farà finire l'esperienza quando faccio clic su Next. E questo è ciò che avviene. A questo punto possiamo vedere un'altra cosa che possiamo fare, ovvero quella di geolocalizzare l'esperienza che abbiamo creato. Per farlo, io faccio clic su questa esperienza che abbiamo creato e prima di entrare ad editarla, io ne faccio una copia, selezionando questi tre pallini sulla destra che mi permettono o di cancellare questa esperienza oppure di clonarla. Vi ricordate che noi avevamo reso possibile il cloning dell'esperienza che avevamo creato e quindi è attiva questa possibilità. E la sfruttiamo subito facendo clic su Clone Experience. E adesso l'esperienza è stata clonata e si chiama Woods Copy. E infatti, se torniamo qua indietro nella categoria My Experience, vediamo che adesso ci sono due esperienze, il Woods originario e il Woods Copy. Adesso noi personalizzeremo il Woods Copy. In che modo? Faremo clic su questa esperienza Woods Copy. La editeremo facendo clic sul pulsante Edit e qui noi lasciamo identico tutto quello che abbiamo fatto, ma potremmo cambiare l'immagine, la scritta, il pulsante, il video. Selezionando questa scena e cambiando questo URL, noi potremmo puntare a un altro video, ma noi lasciamo tutto così com'è. Ci limitiamo a fare una cosa, a pubblicare nuovamente questa esperienza, così copiata, con il pulsante Publish. E qui cambieremo il nome e metteremo Woods geolocalizzato. Non mettiamo descrizioni in questa esperienza e selezioniamo Advanced. Vedete che nuovamente mi ha proposto di renderla pubblica questa esperienza, ma noi vogliamo che sia parte di quel gruppo che abbiamo creato prima. Quindi selezioniamo Part of a Group. E in più, siccome non c'è più bisogno di clonarla, selezioniamo Don't Allow Cloning.
Quindi rimarrà un'esperienza clonabile, la prima che abbiamo fatto, e una seconda esperienza non clonabile, questa qua. Quindi dobbiamo definire di quale gruppo farà parte questa esperienza. Vedete che si è creata la terza sezione group che ancora chiede di essere configurata. Quindi ci facciamo clic sopra e selezioniamo i gruppi. In particolar modo quello che a noi interessa è NetArt Firenze Test. A questo punto noi potremmo lasciare anche questa esperienza non geolocalizzata, ma noi la vogliamo geolocalizzare, quindi dobbiamo attivare questo Require Proximity. Facciamo clic. E qua abbiamo due opzioni per geolocalizzarla, noi useremo la seconda, cioè creeremo una geolocalizzazione tramite le coordinate del GPS di latitudine e longitudine, rilevabili dal GPS. E quindi facciamo clic su questo pulsante Add GPS Location. Ciò che si crea è una finestra che ha una sorta di mappa di Google. E qui noi metteremo la via e il punto preciso dovremo individuare dove vogliamo che sia geolocalizzata. Mettiamo una via a caso. Via Alcide De Gasperi a Bagno a Ripoli, a Firenze, e automaticamente lui ha già dato delle coordinate, siamo stati un po' troppo precisi. Allora, per essere un po' meno precisi, io elimino queste coordinate, perché in questo modo lui l'ha date un po' a caso. Allora, metto Bagno a Ripoli, scelgo Bagno a Ripoli Firenze, e vedete che lui mi porta proprio nella zona di Bagno a Ripoli a Firenze, ma a questo punto io cerco di essere più preciso e metto via Alcide De Gasperi a Bagno a Ripoli. E adesso io sono in prossimità di via Alcide De Gasperi a Bagno a Ripoli. A questo punto la geolocalizzazione dell'esperienza sarebbe in questo punto esatto, dove c'è questo pallino blu. Se io voglio che sia leggermente più in qua, per esempio in questo edificio, la torre, io potrei posizionare in questo punto. E per farlo vedete che io non è che afferro il pallino blu, se afferro il pallino blu non succede niente, nemmeno se afferro il quadratino. Io devo afferrare la mappa e spostare la mappa in modo che il pallino blu sia posizionato dove voglio io, e io lo posiziono qui, in questo angolo di via Alcide De Gasperi. Dopodiché faccio clic su Select e lui mi dice che la latitudine e la longitudine di quel luogo che io ho selezionato nella mappa sono queste coordinate che vedo trascritte qua. E l'esperienza sarà rilevabile se si sta in un intorno di 30 metri da questo luogo, da queste coordinate. Quindi io faccio clic su Publish e l'esperienza è ora terminata. Vedete che non c'è il QR code perché questa esperienza sarà visualizzabile solo se si è in quell'esatto luogo. Quindi io posso chiudere questa finestra e posso tornare tra le mie esperienze. Posso fare clic sulla categoria My Experience per vederle.
vedete che ho la prima esperienza non geolocalizzata che avevo creato e la seconda che ho creato geolocalizzata a cui non ho dato una descrizione. Per vedere se funziona, io nuovamente vi mostro il mio telefono e per vedere se adesso lo cattura devo riscrivere il nome del canale e vedete che adesso lui ricaricando il gruppo che io continuo a chiamare canale mi mostra che nel gruppo ci sono due esperienze, non una sola. La seconda, come vedete, ha la freccettina della geolocalizzazione, quindi la riconosco non solo dalla scritta WZ geolocalizzato, ma da questa freccettina che mi dice che è un'esperienza tipo geolocalizzata e potrò vedere solo in un determinato luogo. Quindi facendo clic su questa esperienza, se sono in prossimità di 30 metri da quel luogo, questa freccia è attiva e allora posso farci clic sopra. E di nuovo mi riparte la mia esperienza che ha lo stesso funzionamento di prima, cioè se faccio clic su guarda il video, parte il video di YouTube, ora scusate, è partita una pubblicità e questo è il video di YouTube che io posso guardare tutto oppure posso interrompere in qualsiasi momento con Next. E questo mi conclude la mia esperienza. E qui si conclude anche questa demo. Arrivederci a tutti.